Sorge il sole sull'ultimo giorno africano per Don Rino e i suoi. Domenica la delegazione del Sermir tornerà in Italia, portando con sé un pezzo d'Africa. Le valigie sono vuote, le scarpe, le lenzuola, i vestiti, tutto è stato donato, tutto documentato dalle telecamere di ETV. Ma nel fare i bagagli, le valigie sono di nuovo piene di progetti concreti e sogni sussurrati. Esempio, all'orfanotrofio di Giovanni Paolo II, gestito da Suor Stephanie, il cibo viene custodito su delle grandi ceste in terra. I topi si mangiano quel poco che c'è dentro, poi passano ai vestiti. Se serve, arrivano ai bambini. Ci vorrebbe uno scaffale, una dispensa. Don Rino annuisce e prende nota. È la sera prima del viaggio, il momento della riflessione. Cosa ci porteremo dietro di quest'Africa, il continente più ricco del mondo, ma il più sfruttato dall'uomo? Don Rino lo dipinge così. Cosa racconteremo a chi ci aspetta a casa? Io dirò che abbiamo visitato il continente della fame. Due risposte dobbiamo dare a questo popolo. Primo, dare cibo a chi non ce l'ha. Secondo, continua Don Rino, chiedersi perché hanno fame. Oltre alla fame di cibo, l'Africa ha anche fame di giustizia. Qualcosa nell'ordine del mondo, dice Don Rino, è sbilanciato. Si capisce guardando questi bambini. L'ultima sera, insomma, è la sera dei bilanci, o dovrebbe esserlo. Invece l'Africa non dà mai tregua. A tavola squilla ancora il cellulare di Suor Stephanie. Noi ci guardiamo tutti, lo stesso presentimento. Lei ascolta, non dice nulla, riattacca. Le mie suore hanno trovato un bimbo di 2 anni sul ciglio di una strada. Stava morendo di fame, ora è con noi. Ancora una volta la vedo triste, questa donna che ci aveva accolto cantando e battendo le mani. Voi non potete capire, si sfoga, qui è così, ogni giorno. Se penso a Ezechiele, io stessa lo trovai dentro gli scarichi della strada. Era così piccolo che poteva stare qui dentro, dice, raccogliendo un bicchiere dalla tavola. Dormiva avvolto in un sacco, buttato via. Voi, ripete, non potete capire. È un duro colpo per tutti. Don Rino ci pensa su, poi si sfoga. Questi poveri, come costretti a vivere. Come dice padre Alex Zanotelli, bisognerebbe dichiarare illegale la povertà. A Calcutta, continua il parroco del Redentore di Recanati, c'è un servizio di nettezza umana. La notte un camion del comune passa e raccoglie i morti per le strade. È un attimo. Don Rino guarda lontano. Ora è in India, ma torna subito in Africa, dove abita la fame. Gli preme soprattutto il cibo. Chiede, quante volte l'hanno date carne a questi bambini? Suor Stephanie risponde come se confessasse un peccato. Una, magari 2 volte l'anno, quando è festa. Se no, non possiamo, padre Rino, costa troppo. Il taccuino di Don Rino si riempie ancora. Ci vogliono carne e uova, dice. Come si fa senza mangiare? Faremo così, aggiunge, dei ticket, come dei voucher. Diremo alla nostra gente, offri quello che puoi e in cambio sai che hai dato un uovo a settimana ad un bimbo. Guarda ancora lontano, Don Rino, ma stavolta verso l'Italia. Sa che potrà contare sul cuore grande dei marchigiani, gente che la solidarietà non la dice, la fa. Ci vorrebbe l'aiuto di tutti, ma in pochi hanno l'opportunità di vedere, sentire, vivere questo mal d'Africa. Chi come noi ha avuto questa sorte si sente dentro una missione, raccontare. I bimbi sperduti del lago Tanganyika, gli scolaretti a piedi nudi su per l'altopiano, i ragazzini carriola coi mattoni sulla testa verso Gitega. Potrei dire tante altre cose per muovere le coscienze, tipo misura ciò che hai con quello di chi non ha niente, o anche chi salva una vita salva il mondo intero. Ma il mio compito non è indicare una strada, è invece dire solo che quella strada c'è. Decidere poi di percorrerla, come hanno fatto Franco, Laura, Maria, Don Rino, è una scelta che solo le nostre coscienze possono prendere. Tu che leggi queste righe, tu che ascolti queste parole, sappi però che è tutto vero. Non voltare le spalle all'Africa, ricorda che esiste. L'unica cosa che sento di dire con forza è che di sicuro questi figli della povertà non meritano l'indifferenza. L'indifferenza uccide più di un Kalashnikov. Quanti secondi hai impiegato per ascoltare queste parole? Fai il conto e pensa intanto, ogni 6 secondi, da qualche parte nel mondo, un bambino muore di fame. Il tempo in Burundi si scandisce così.